Questo per me è un vero scimpanzé. Che ti aveva detto? Questo sarebbe il grande Simeon. Certamente, monsieur. I suoi quadri vengono venduti a $5,000 ognuno. $5,000 ha detto, signore? Precisamente. Simeon, mi è venuta una grandissima idea, sai? Andiamo, Stelio, noi diventeremo milionari. Ve lo posso dare per $20. È un affare, pensate, perfino ho lavorato in un circo. È un artista. Lo prendiamo. C'è un'altra cosa che dovete sapere. No, grazie, buon uomo, abbiamo già saputo abbastanza. Ma perché non mi hanno lasciato finire? Quella bestia faceva il trapezista. Se si pronuncia la parola scimmia, lui esegue il suo vecchio numero. Ci pensi, Staglio? Questa scimmia ha persino lavorato in un circo. Che cosa gli ha preso? Fermo, scendi di lassù, presto! Oh, aiuto! Avrei dovuto dire loro di non pronunciare mai quella parola. Ma come si chiamavano? Maglio e Stollio? No, Stanlio e Mollio? È tutto pronto, amico. Ora puoi anche iniziare a dipingere il tuo primo capolavoro. Sembra che non mi abbia capito. Io avrei un'idea magnifica, dipingere la scimmia. Poi potremo anche tentare di venderla, Olio. Dipingere il nostro scimpanzé. Non vale come tentativo. Questa me la pagherai, brutta scimmia che non sei oltre. È scappata dalla finestra. Ma sono ben 20 piani, Stelio. Addio, gli altri 20 dollari. Lo sai bene, Stanlio. Io non rispondo mai alle domande troppo sciocche e stupide. Stanlio ed Olio, ecco i loro nomi. Li devo rintracciare subito. Eccoli, per fortuna. Ascoltate, ragazzi, non dovete mai pronunciare la parola S-C-I-M-M-I-A davanti a lui, altrimenti divento fumato. Adesso vi spiego tutto. Olio, mi voglio una... Non dire quella parola, Stanlio. Le sono molto grato per esserci ripreso la S-C-I-M-M-I-A. Spero tu abbia imparato la lezione, Stelio. È sempre stato impossibile cavar sangue da una rapa. È proprio così, Olio. Non capisco cosa ci sia di male a dire scimmia. Per mille fulmini, cosa è diventato, una malattia? Stelio, scendi giù, vieni! Però è molto buffo essere amico di una scimmia.